L'angolino del nostro cantiere. Oh, siamo dentro alla nostra nuova casa in legno e paglia, che vi racconterò strada facendo. Adesso ne manca ancora perché sia completata. Nel frattempo continuo i preparativi per il viaggio in Nord Europa del prossimo anno. L'idea è quella di visitare Norvegia, Svezia e Islanda nell'arco di circa due mesi e mezzo, con un van totalmente gas free, anche per quanto riguarda il riscaldamento. Tutto questo presuppone un'organizzazione non indifferente. Ad esempio, efficienza e ottimizzazione anche del tempo vuol dire sapere sempre se i tuoi serbatoi di acqua sono pieni o stanno per finire. Detto questo, quindi, che cosa vi mostrerò oggi? Oggi vi mostrerò l'installazione di due sonde che fanno parte dello stesso impianto, dello stesso sistema, cioè il sistema di monitoraggio dei livelli della nostra tanica. Più che tanica sarebbe corretto chiamarla serbatoio, in quanto è di fatto un parallelepipedo di acciaio inox, benedetta quella volta che facevano i serbatoi ancora in acciaio inox, di circa 70 litri. Ora, della quantità di acqua all'interno noi non sappiamo e non abbiamo mai saputo nulla. Il nostro metodo empirico è sempre stato questo. Capite che questo metodo è fallace, piuttosto approssimativo, ma non solo e non tanto per quanto riguarda lo svuotamento. Più che altro è il riempimento. Noi difficilmente riusciamo ad arrivare a riempire tutti i 70-60 litri circa, perché ci fermiamo prima, onde evitare che l'acqua cominci a tracimare. Cerca che ti cerca in rete quindi delle soluzioni, come fare, come non fare, mi sono imbattuto in questa sonda che si chiama Gobius. Questa sonda, per chi mi segue da tempi non sospetti, l'avevo già impiegata per cercare di monitorare il livello del liquido refrigerante della vaschetta del radiatore di Ermanno, ma con scarsi risultati, perché come vedete le dimensioni sono importanti e la vaschetta, considerate che è più o meno alta come la mia mano e larga tanto quanto, quindi capite che è una vaschetta molto piccola. Questa sonda ha senso su dimensioni medio-grandi, quindi partiamo dai 30 litri, 40 a salire, ok? Avevo quindi cambiato sonda e installato un modello che si chiama SCAD, di un'azienda americana. Vedete il video poi in descrizione se vi interessa confrontare le caratteristiche delle due sonde. Torno su Gobius per quale motivo? Per dargli una seconda chance e perché ora il modello si è evoluto ed è diventato Gobius Pro. Gobius Pro ha una caratteristica importante rispetto al modello precedente, cioè è Bluetooth. Siamo di nuovo quindi, come per Victron, nell'Internet of Things, l'internet delle cose, dove tutti gli oggetti, accessori, dispositivi e quant'altro possono essere collegati tramite app al telefono, allo smartphone o al tablet o addirittura al computer per un controllo, una gestione da remoto. Come vedete, quindi ho due sonde, entrambe Bluetooth. Una servirà a monitorare il livello alto, quindi in fase di riempimento, l'altra servirà a monitorare il livello basso in fase di svuotamento. Tramite app, quindi, mentre noi facciamo la ricarica dell'acqua, dovremmo visualizzare sul telefono il livello del liquido stesso. Ve le spiego un attimo, perché come spesso accade, questi dispositivi progettati da qualche ingegnere che magari non ha mai visto un camper ma esce dalle migliori università del mondo, sono accompagnati da libretti non proprio chiarissimi. Ecco, la ricostruzione che ho fatto di queste istruzioni in inglese, che vi risparmio, è la seguente. Ogni sensore è accompagnato da questo pesciolino, che non è altro che un piccolo output, potrebbe essere anche sotto forma di lampadina, cicalino sonoro, vedete voi. In sostanza ti segnala con il rosso la fase di svuotamento oppure il livello massimo, quando l'acqua supera appunto la posizione del sensore in alto. Poi scrivetemi nei commenti se avete dubbi, perché vi rispondo volentieri. Come per i pannelli solari, anche Gobius, vedi Gioco Solutions, vedi Solbian, sceglie il marchio 3M come adesivo, e questo vi fa capire anche la qualità del prodotto. Molti dicono i pannelli solari non si possono incollare con il biadesivo,
vero in parte, non puoi incollarli con tutti i bioadesivi tranne il 3M. Io ho aggiunto anche poi a questo sistemino, perché male non fa avere sempre un fusibile, questo appunto fusibile, lo vedete qui, che è da credo 2 A, in modo che la sonda venga preservata da eventuali cortocircuiti o scariche di corrente eccessive per qualsiasi motivo, ce ne possono essere infiniti. Dovete quindi maneggiarlo con cura e dovete fare l'operazione di installazione che ora vi mostrerò e che farò con voi con temperature piuttosto alte. Per quale motivo? Perché la superficie del serbatoio deve essere sopra i 20 gradi. Ci spostiamo quindi dentro Ermanno, smonto il pannello della cucina e vediamo che riesco a combinare. Io spero che funzioni questo sistema perché è da un po' che attendo il momento in cui potremo finalmente capire quanta benedetta acqua abbiamo dal telefonino e non bussando la porta. Allora, questa mi piace lui. Questo qui è il pannello che devo smontare. E ora vi mostrerò come l'ho pensato, com'è semplice smontarlo, cioè tutta questa parte frontale qui viene via svitando 6-7 viti perché non è collegata con nulla all'interno. E questo è stato voluto di proposito proprio perché la volta in cui ci sarà di nuovo bisogno di metterci mano, posso eliminare, smontare tutto questo pannello in pochissimi secondi. Ora vi mostro come. Voilà, dovrebbe bastare, vediamo. Eccolo qua. Qui c'è il cassetto, vedete, però è indipendente sostanzialmente dal pannello stesso, no? Avendo smontato il pannello, posso accedere con facilità a uno dei lati lunghi del serbatoio che ora vi mostrerò. Qui vedete il cavo che ho fissato con del nastro adesivo e che passa, fa una specie di ansa, in modo da trasmettere un minimo di calore sulle pareti, e lì vedete il positivo e il negativo che dovrebbero darmi la corrente a entrambe le sonde e che passano sotto il pavimento. L'alternativa qual è? Quella di collegarle alla batteria motore che è sempre qui e che ha i suoi due poli positivo e negativo extra, è fatta apposta questa della Optima Blu, ad esempio qui c'è la pompa dell'acqua. Perché se l'impianto al litio mi dovesse lasciare a piedi per qualunque motivo, ci fosse un guasto, io potrei sempre avere acqua grazie alla sola batteria motore. Cosa dicono di fare questi di Gobius Pro della sonda? Dicono: monta una sonda, posizionala in alto a sinistra, l'altra in alto a destra. Lo vedete un po' da questo disegno qua. C'è una distanza minima da rispettare che è 35 mm dal bordo superiore e laterale. Ecco, se la memoria non mi inganna, i due cavetti che io predisposi già in fase di allestimento sono questi, negativo e positivo, che passano sotto il pavimento e tornano dall'altra parte qui. Eccoli qua. Dovrebbero essere loro, se la memoria non mi inganna. Quindi quello che devo fare è completare l'opera e collegarli alla scatola portafusibili, questa. E ricordatevi soprattutto che abbiamo in programma non uno ma due corsi di camperizzazione, uno per i mobili a estrazione, gli allestimenti amovibili, e l'altro che tengo io sulla camperizzazione base, quindi un lavoro che può fare chiunque senza entrare in ambiti troppo tecnici. Collego quindi negativo positivo per fare una piccola prolunga da questo cavetto, altrimenti non arrivo alla scatola portafusibili. E poi vediamo con il mio nuovo, ma in realtà usato, multimetro comprato su Subito, professionale, ma pagato 20 euro. Vediamo se effettivamente è lì che arriva corrente. Bene, dopo essermi dimenticato di premere il tasto play per far vedere la stagnatura, comunque vabbè, questi sono i due capicorda stagnati, li collego uno di qua e uno di là, 14 e 20, infatti la batteria al litio è super carica. Che faccio? Attacco
entrambe le sonde. Badate bene di iniziare dal basso all'alto, ecco. Perché? Perché ognuna delle due sonde va prima collegata e poi impostata e configurata dal telefono tramite app che tra poco vi mostro. Qui ho pulito l'area con un po' di spray detergente e sto aspettando che si asciughi bene. Ora posiziono il sensore 1 del livello basso minimo, che quindi si colloca circa qui. Sotto questo sensore sapremo che l'acqua sta per finire. L'altro lo posizionerò qui e sopra questo livello sapremo che stiamo per riempire la cisterna del tutto. Diamo un'accelerata, se no non finiamo più. Io ci provo sempre a fare questo giochetto del tac e le cose compaiono come per magia, perché succede negli altri video YouTube, ma non nei miei. Accidenti. Sono diventato scemo per capire dove non arrivava la corrente. Questi sono cavetti molto sottili. Io veramente lancio un appello ai produttori di sti dispositivi, ma fate dei cavetti che non dico 0,75, 0,50, dai, ma ho optato per questa e va molto meglio, perché qui la vite la stringi da sopra e la vite stessa ti dà possibilità di infilare il barometro, il voltometro e capire se passa o no corrente. Questo è il risultato. Adesso chiaramente sarà tutto da avvolgere e proteggere, per ora è scoperto, e qui abbiamo il dispositivo che, se premo qua, mi risponde con un segnale. E questa è la conferma che il sensore, come è scritto qua, è collegato. E andiamo avanti. Serbatoio, acque chiare. E beh, c'è solo lui, quindi. Acceso quando il livello è sopra il sensore. No, io lo voglio acceso quando il livello è sotto il sensore, perché è quello più in basso. Serbatoio d'acqua come fluido, periodo di misurazione 30 secondi. Beh, posso anche mettere un minuto. Materiale del serbatoio acciaio, boh, forse anche acciaio inossidabile, chissà. Uscita digitale 1. Sempre spento, sempre acceso, attiva quando il livello è sopra il sensore, attiva quando il livello è sotto il sensore. Modalità di calibrazione serbatoio vuoto, dovrebbe calibrarlo col serbatoio vuoto, ma tanto si può rifare, quindi annulla, il sensore non è stato aggiunto. Lasciare aperto o bloccato sul telefono. Il sensore può essere reso disponibile a tutti oppure puoi scegliere di bloccarlo sul tuo telefono. Io farei che è disponibile a tutti. Calibrare il sensore. Sentite questo suono? Voilà, il sensore è pronto. Congratulazioni. Grazie. E infatti mi indica che è vuoto. E corrisponde, perché in questo momento il serbatoio è quasi, quasi completamente vuoto. Che cosa indica il pesciolino rosso lì? Indica una lucina rossa. La vedete se faccio molta ombra così. Ora tocca al secondo, che sarà quello sopra. Dicono di partire dal basso all'alto. Vai a capire che senso possa avere, ma insomma io lo metto qua. E adesso va impostato anche lui. Di nuovo. Ciao Gobius. Vabbè, stiamo delirando. Qui ti dice nuovo serbatoio, serbatoio già esistente. Buona, ha fatto anche questo. Sembra tutto corretto. Vedete cos'è cambiato rispetto a prima? È cambiato che sotto c'è il rosso che lampeggia e ti dice acqua finita, e sopra c'è il verde, l'altra sonda, corrispondente secondo lei al 100%. La cosa che farò ora è, quindi, avendo capito che praticamente sono io che decido quale LED mostrare, adesso sono entrambi rossi, uno e due rossi. Cosa che cambierò è che allora cambio il giallo da qui, invece che metterlo sul giallo, che per lui vuol dire LED rosso, lo cambio su verde, che è quel filo tagliato reciso. Io ho seguito le istruzioni in maniera pedissequa, però sono pensati per le acque nere, quindi le acque nere sei in rosso quando il livello è troppo alto perché devi svuotarle, e sei in verde quando il livello è basso. Qui è il contrario.
qui in alto può rimanere un po' così, poi ci penserò come chiuderlo meglio e sistemarlo, qualche altro giro di scotch, di fascette che non ho più. Questi sono i due che vanno alle due sonde, qui ho protetto con questo e sostanzialmente questa zona rimane vuota perché è dove mettiamo i due contenitori, uno per i vestiti sporchi e uno per l'immondizia. Sei pronta? Proviamo a fare il carico adesso e vediamo se la sonda dà segnali. Questa dovrebbe dirci che si è riempita accendendosi di verde. Adesso Matto, prendi quel tubo là, caccialo dentro qua, così, esatto, sta lì lei, tieni una manina per tenerlo fermo, ok. Eccola! Apro l'app, vediamo se sta cippa. Ah, eccolo qua, ho cambiato il periodo di misurazione ogni 30 secondi e siamo al 50%. Hai capito? Ma si aggiornerà da solo? Ma credo che quando cambia questo simbolo qua del Bluetooth col grafico sta facendo la misurazione. Guarda qua. Che cos'è? Ti dà il livello dell'acqua nel serbatoio. Ma il wifi? Sì. Non ce la posso fare. 50 c'è arrivato a capirlo, ma non capisco perché non si aggiorna. Oh, ecco. Oh, oh. Si è accesa. Oh, oh, oh. Si è accesa. Di colpo da 50 è passato a 100. Però vedi, ne ha due. Questo ti dice il pieno. Adesso è verde. E di là, davanti al lavandino, c'è quello che si illumina di rosso quando è vuoto. Bene. Si chiude qui il video. Ricordate sempre, non sprecate acqua. Giusto? C'è anche un messaggio sociale. No, vabbè, io devo farti vedere questa comunque. Sono incapace di riempirlo di turbine. Io pensavo di posizionarla. Sì, devi sapere che io vengo da Salerno. La gente come te che gira così, gli danno gli scambianomi. C'era Giovanni Cartonara, Matteo Zupp, Roberto Pazzo.